Preparatevi alle mie super braccia concerte iper ultra extra! Addirittura iper ultra extra! Ole! Oh no, che paura! Sono terrorizzato! Ora voi fatemi vedere cosa nascondete là dietro, altrimenti rimarrò a braccia concerte per sempre! Certo che tu non hai proprio un cavolo da fare! Faccio paura, eh? E non ho intenzione di muovermi da qui! Alex, scorreggia! Che hai detto? Scorreggia, scorreggia subito! E perché devo scorreggiare? Così lui sentirà la puzza e allora dovrà crederci! Hai ragione! Così penserà davvero che ho fatto la cacca! Sì, magari non urlare però! Aspetta che mi devo concentrare! Che cos'è questa puzza? Ben fatto! Mamma mia, mi viene da vomitare! Mamma mia, è insopportabile! Ma da dove viene questa puzza? Te l'ho detto che Alex ha fatto la cacca! È questo che stiamo nascondendo! Va bene, ti credo! Allora ci vediamo dopo, eh! Ma quando avrete trovato lo pteranodonte? Mi raccomando, non tardate! Mamma mia, che puzza! Benissimo, gliel'abbiamo proprio fatta, Alex! Infatti, ci ha creduto subito! Bene, adesso portiamo il nostro amico dallo sciamano. Ma è morto! Cosa? Ma in che senso? Ma che cavolo? Il signor Pteranodonte? Pronto! Oh, caspita, devastatore! Credo di aver capito! Che hai capito? Quando ho scorreggiato, lui era proprio dietro di me! Ah, poveretto! Spero si riprenda presto, poverino! Ci rimettono sempre i migliori! Infatti, lui non meritava questa fine! Povero, povero Pteranodonte! Che riposi in pace! No, aspetta, Alex! Che c'è? Mica è morto! Ah, già, è vero, scusa! Mi sono confuso! Dai, portiamolo dallo sciamano! Oh, eccolo lì! Oh, ecco lo sciamano! Signor sciamano, avremmo un favore da chiederle. Alex, bastatore, cosa volete? Questo piccoletto ha bisogno d'aiuto. Sembra svenuto. Non è niente di grave, dinosauri. Si riprenderà a breve. No, non in quel senso. Sì, infatti, lui è solo svenuto per la mia scorreggia. Si trovava proprio dietro il mio sedere, poverino. Mamma mia, ma che è successo? Mi sono addormentato? È lunga storia. E allora come posso aiutarvi? C'è un camaleonte gigante che vuole mangiarselo. E quindi volevamo chiederle se è possibile preparargli una pozione. Per proteggerlo, insomma. Sì, ho qualcosa che fa a caso vostro. Mi metto subito a preparare questa pozione. Allora, vediamo cosa ho qui. Giusto per informazione, che tipo di pozione mi vuoi preparare? Ti preparerò una pozione che ti permetterà di trasformarti nel caso ti dovessero attaccare. Una pozione che mi farà trasformare? Esatto. Ogni volta che vorrai, ti potrai trasformare in un pteranodonte gigante. E come ben sai, i camaleonti non possono mangiare animali troppo grandi. Wow, geniale! Senti, signor sciamano, non è che hai qualcosa anche per me? Non lo so, qualcosa che mi faccia trasformare... una creatura grande, grossa, feroce. Qualcosa tipo Godzilla, eh? Tu non hai bisogno d'aiuto, bastatore, taci. No, vabbè, ma potrei, non lo so, potrei trovarmi nei guai e averne bisogno. No, bastatore, è meglio non abusare della magia. Sì, ma giusto un pochino, cioè non è che voglio... Ho detto di no! Ah, ok. Allora, mettiamo un po' di questo, ecco qui, anche un po' di questo. E una goccia di questo non farebbe male. Guarda come bolle. Ok, un pizzico di questo. Anche questo. Oh, mamma mia, ne ho messo troppo. Senti, forse non ti trasformerai in un pteranodonte gigante, ma in una furia buia. Non farci caso, sarai comunque enorme. Oh sì, certo, non c'è problema. Anzi, meglio. Ok, è tutto pronto. Bevi pure un po' di questa pozione. Ma si muove tutto qui. Non farci caso, bevi pure. Ok. Quindi sono grande? No, sei ancora piccolino. Per diventare grande ti serve la parola magica. E quale parola magica? Ah, giusto, te la devo ancora dare. Che sbadato. Allora, quale parola magica potrebbe essere? Facciamo trasformazione. Tu dici trasformazione e ti trasformi. No, aspetta. Che c'è? Ma
Trasformazione è una parola super banale. Le banane? Che c'entrano le banane, Vastatore? Ho detto banale, Arex, non banane. Cioè, nel senso, è una parola che usano tutti. Tutti quelli che si trasformano dicono trasformazione e si trasformano. Ah, cavolo, è vero. È una parola fin troppo usata. Serve qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. Facciamo bim bum bam, che ne dici? Lui dice bim bum bam e si trasforma, bello, eh? Ma anche bim bum bam, dai, lo usano tutti. Ah, vabbè, ok, serve qualcosa di più originale. Facciamo salagadula, megicabula, bididi bodidi boo. No, 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 nemmeno questa. Ah, simsalabim. No, già occupata. Avada kedavra. No, no, questa no, dai. Vabbè, allora lasciamo trasformazione. Ma abbiamo detto che è troppo... Basta, ho detto trasformazione. Va bene, come vuoi. Dai, Vastatore, la trasformazione mi piace. Allora, ogni volta che tu dirai trasformazione, ti trasformerai, ok? Bene, allora provo, trasformazione! Oh, wow! Ma sono gigantesco! Avete visto, ragazzi? Sono gigantesco! Wow! Però la voce è sempre la stessa. Oh, ragazzi, accontentatevi, insomma. No, ma a me va benissimo così, Guarda, sono super minaccioso! Sì, magari quando vai a trasformarti davanti al camaleonte... Non parlare, eh? Va bene, allora farò soltanto versi. Ecco, bravo, altrimenti non risulterai per niente minaccioso. Ok, adesso però torna piccolo. Ti trasformerai quando sarà il momento. Giusto, giusto, trasformazione! Ecco fatto, possiamo andare. Bene, allora tante grazie, signor sciamano, noi andiamo. No, no, che grazie, dovete pagarmi. Pagare? Certo, mica faccio le cose gratis. Ah, ma noi non abbiamo soldi con noi. Ah, non è necessario che mi paghiate con i soldi. Che vuoi? Io sono un dinosauro di scienza, ho bisogno di nuova roba con cui fare esperimenti. Quindi? Quindi sarei molto felice di avere una goccia del tuo sangue. No, che fai? Dai, sarà soltanto la punturina. No, ma che sei impazzito? Dai, stai fermo. Vastatore, non ti invidio proprio. Ma non la puoi fare ad Arex la punturina? No, perché tu sei un tirannosauro geneticamente modificato. Sei molto raro, quindi il tuo sangue mi sarà utile. Aia. Ecco fatto. No, ma grazie, Grazie a voi. Ora potete andare. Ai, che dolore al nasino. Grazie, signor scemano. A presto. Ciao. Cioè, ma quant'è ingiusta la vita. Poteva pungere benissimo il sedere di Arex. Tanto ha il mio stesso sangue. Invece no, doveva pungere il mio naso. Ma dai, Vastatore, non ti lamentare. Ha detto che gli serviva il tuo sangue, perché il tuo è geneticamente modificato. Perciò sei una sorta di Arex 2.0. Ah, ma stai zitto. Aspettatemi, ragazzi. Bene, adesso dobbiamo soltanto trovare il camaleonte. Oh, ragazzi! Eccolo! Ho perso la pazienza! Ho aspettato per troppo tempo! Voglio il mio pteranodonte! Sì, lo so, ma infatti lo pteranodonte... No, non accetto più nessuna scusa! Mi avete stufato, basta! Dov'è il mio pteranodonte? Siamo qui per questo! Cioè, volevamo dirti che noi abbiamo trovato... Ragazzi, forse non mi sono spiegato! Voglio il mio pteranodonte! Adesso, in questo momento, now! In this moment! Sì, abbiamo capito! Infatti lo pteranodonte... No, basta, meritate una punizione. Io vi ho affidato una missione e voi non siete riusciti a portarla a termine. Perciò ora mi metto a braccia conserte. No, guarda, non c'è bisogno di metterti a braccia conserte, perché lo pteranodonte... Ecco qua, tremate di paura. Voi non mi avete portato lo pteranodonte e io... Oh, io... Ecco, così impari ad ascoltarmi. Stai zitto un attimo. Oh, caspita, il potere delle braccia conserte non ha funzionato. Deve esserci un guasto. Ma forse devo solo passare allo stadio successivo, ovvero le braccia conserte iper ultra super. No, devi soltanto starmi a sentire e chiudere il becco. Perché? Perché lo pteranodonte è qui, guarda. Ciao. Ah, wow, mi avete portato lo pteranodonte. È da un'ora che sto cercando di dirtelo. No, guarda, sono mortificato, mi dispiace. Non fa niente. No, non volevo dubitare della vostra professionalità. Ok, non ti preoccupare. Cioè, veramente, io mi sono anche messo a braccia conserte. Non avrei mai dovuto farvi una cosa simile. Tranquillo, le tue braccia conserte non ci hanno ferito. Lo so, le mie braccia conserte possono essere abbastanza fastidiose, addirittura letali. Mi dispiace, dinosauri, Ok, ho detto che non fa niente, cioè le tue braccia conserte mica... Lo so, sono terribili. È un'arma che dovrei usare solo con i miei peggiori nemici. Voi non la meritavate. Sì, ok, abbiamo detto che le tue braccia conserte non ci hanno mai fatto... Mi dispiace davvero tanto, ma non userò mai più le braccia conserte contro di voi, lo giuro. Sì, abbiamo capito. Giuro che non lo farò mai più. Le braccia conserte saranno soltanto un brutto ricordo. Sì, ma... Cioè, sarà proprio uno di quei ricordi che vi farà dire... Wow, cioè, io non mi ricordavo d'averlo... Oh, basta! Non ci importa niente delle tue braccia conserte, lo vuoi capire? Ah, bene, vedo che a
avete già superato il trauma. Eh sì, il trauma. Vabbè, prendi sto pteranodonte e basta, sta zitto, mangiatelo e buona fortuna. Ah, grazie, oh, siete grandi, siete grandi. Oh, buon appetito, ciao. Ciao e sta attento alla trasformazione. Eh? Che hai detto? No, niente. Ah, ok. Aspetta, 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 Arex. Che c'è? Restiamo qui. Voglio vedere la sua faccia quando lo pteranodonte si trasformerà. Sì, 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 va bene. Come siamo cattivi. Allora. Finalmente siamo io e te. Ah, da quanto aspettavo questo momento. Adesso io ti mangerò. Ma prima ti stordisco come si deve. Ora stai attento, perché ti farò molto male. Soffrirai tantissimo. E ora, braccia concerte! Che cosa? Prima di mangiarti voglio stordirti per bene. E niente è più potente delle mie braccia concerte. Avanti, soffri, soffri. Ma fai sul serio? Soffri, ti ho detto. Le prede sono sempre più buone quando muoiono di paura. Trema davanti alle mie braccia concerte. Trema! E trema! 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 Sì, vabbè, ho capito, ciao! Ma dove scappi? Braccia concerte! Ma perché non funziona? Scusa, ma che fai? Te lo lasci scappare? Ma ragazzi, non capisco, io gli ho fatto le braccia concerte! Camaleonte, scusa, ma te lo devo dire, sei proprio un imbecille! Ma perché, ragazzi? Cioè, noi te l'abbiamo servito su un piatto d'argento e tu te lo lasci scappare! Ma voi non capite, io ho usato le braccia concerte, solo che non hanno funzionato! Cioè, ma che ne so, potevi usare la tua lingua, no? Come hai fatto la volta scorsa! Oh, la lingua? Sì, l'altra volta hai allungato la lingua e te lo stavi per mangiare. Sì, ma è una cosa che fanno tutti i camaleonti. Ma ci sarà un motivo, eh. Sì, ma io sono un camaleonte speciale. Io ho i poteri magici. No, tu sei solo un cretino, scusa, ma te lo dovevo dire. Vabbè, ma adesso lo andate a catturare di nuovo, no? No, prenditelo da solo, ciao. Vabbè, ma io ho fame. Anche io ho fame, adesso vado a mangiare. Ragazzi, che fate, mi abbandonate? Guardate, io ho ancora le braccia concerte. Non ci posso credere. Tutta questa fatica per niente. Infatti, vabbè, dai, vedila così. Almeno lo pteranno Donte è salvo. Sì, ma non c'era nemmeno bisogno di andare dallo sciamano, di fargli bere la pozione e tantomeno di farmi pungere il naso. Sì, infatti, potevamo portarglielo così com'era. Non c'è stato nemmeno bisogno di farlo trasformare. Quel camaleonte è proprio uno stupido. Sì, infatti, hai ragione. Vabbè, meglio così. E niente, bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Lasciate tanti commenti su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!